ragazzi e benvenuti in questo video. Marc Marquez vince ad Aragon la 14ª prova della Moto Mondiale. Vittoria netta, vittoria assoluta per il Cabroncito, 8ª vittoria stagionale su 14 appuntamenti in questo Moto Mondiale. Non c'è veramente possibilità per gli altri e continua il suo record incredibile in questa stagione 2019. Quando arriva la bandiera a scacchi è primo o secondo, in questo modo veramente gli altri, per gli altri veramente rimangono le briciole. Secondo posto invece per Dovizioso, che gara che ha fatto Andrea Dovizioso. Partiva decimo dopo una bruttissima qualifica del sabato, è arrivato proprio dietro Marquez, ha fatto veramente un'altra gara. La Cabroncito ha preso con 5 secondi di vantaggio sul terzetto Dovizioso, Jack Miller, quindi doppia Ducati, Ducati ufficiali, Ducati non ufficiali, Ducati Pramac al podio. Quarto posto invece per Maverick Vignales, che ha perso, diciamo, la gara dei normali tra Dovizioso, Jack Miller e appunto Maverick Vignales. Quinto posto per Quartararo, una gara in chiaroscuro per il pilota francese, per il Diablo, che partiva secondo alle spalle di Marc Marquez. Marquez ha fatto sicuramente un grandissimo passo dal primo fino all'ultimo giro, poi ha mollato comunque per festeggiare questa vittoria casalinga qui ad Aragon, e adesso potrà comunque pensare anche alle prossime gare, quelle comunque non più in Europa. Si parte dal 6 ottobre con la gara mattutina in Thailandia. Comunque una prova mostruosa per il Cabroncito, vittoria meritata, un weekend perfetto per il team HRC Honda, se non contiamo la penultima posizione di Jorge Lorenzo. C'è veramente in questa stagione c'è stata sicuramente una doppia, diciamo, musica, una doppia faccia per questo team HRC Honda. Un Marquez che domina, stravince, che vincerà a fine stagione il suo 8º mondiale con la Honda. E poi c'è l'altra di Jorge Lorenzo, che non riesce sicuramente a tornare, diciamo, agli straordinari successi del passato con Ducati, con anche la Yamaha. Speriamo sicuramente per il movimento del Moto Mondiale che anche Jorge Lorenzo nella prossima stagione possa tornare lì davanti a giocarsi la vittoria. Sarebbe veramente molto molto bello anche per lo spettacolo della Moto Mondiale. Speriamo che la prossima stagione si possa anche combattere, perché in questo modo veramente uno fa una gara e gli altri fanno, cioè lui in questo momento Marquez sta facendo un altro sport secondo il mio punto di vista, perché oggi veramente non c'è stata gara, non c'è stata veramente battaglia dal primo all'ultimo giro, un dominio assoluto per il Cabroncito, che quindi comunque aumenta anche il vantaggio in classifica generale. Dovizioso rimane alle sue spalle, perché con il secondo posto di oggi rafforza la seconda posizione anche in classifica mondiale. Andiamo a vedere comunque l'ordine di arrivo. Abbiamo detto del quinto posto del Diablo Quartararo, che però scattava dalla seconda casella del Gran Premio di Aragon dopo la buonissima qualifica del sabato. Sesto posto per Craig Laszlo, settimo per Alexis Espargaró, ottavo solamente il dottore, che dopo tre gran premi al quarto posto non riesce comunque a ripetersi dopo una buona qualifica, dopo un buon sesto posto nella griglia di partenza del sabato. Nono posto per Alex Rins, anche la sua è stata comunque una gara abbastanza negativa. Decimo posto per Nakagami, undicesimo posto per Iannone, solo dodicesima l'altra Ducati. Ecco, Petrucci in questa seconda parte del Moto Mondiale sta veramente deludendo, veramente rischia anche la terza posizione. Quarto posto, abbiamo detto del 12° posto di Petrucci, 13° posto per Oliveira, 14° per l'altra Suzuki di Mir, 15° Rabat, 16° Bagnaia, che finalmente riesce anche a concludere una gara, 17° Mika Kallio, 18° invece Abram, 19° Smith, 20° penultimo Jorge Lorenzo, 21° Sirian. È caduto in inizio gara invece Franco Morbidelli. Peccato, perché l'altro pilota del team Petronas poteva sicuramente fare un'ottima gara dopo la buonissima comunque prova offerta nella penultima corsa la settimana scorsa a Misano. Peccato comunque, una gara veramente dominata. Non ci sono parole su quello che sta facendo
Marc Marquez, un mondiale dominato. Adesso abbiamo detto, fra 2 settimane la MotoGP tornerà in pista con il Gran Premio di Thailandia, che si correrà in mattinata, quindi comunque una gara mattutina dopo queste gare europee vissute nel pomeriggio. Però ovviamente c'è solamente un padrone in questo Moto Mondiale 2019. Tornando, bellissima battaglia per Dovizioso, Vinales e anche Jack Miller, con il pilota spagnolo della Yamaha che ha perso la possibilità di finire a podio. Grandissimo Dovizioso, dal 10° posto fino al 2° grande Andrea, continua così, sta veramente facendo un grandissimo mondiale, sta facendo quello che può comunque, perché lì davanti c'è un mostro chiamato Marc Marquez. Vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.